ciclo geotermia è questa tecnologia, cioè il fatto che si possono fare piccole potenze elettriche con calore che fino a qualche tempo fa non poteva venire utilizzato per la generazione elettrica. E questo, fatemi spendere qualche secondo, è uno dei motivi per i quali bisogna essere comunque sempre molto attenti alle tecnologie. Adesso con la spinta delle rinnovabili e con la spinta, diciamo, di nuove potenzialità di ricerca dovute al fatto che comprendiamo meglio fenomeni fisici, al fatto che abbiamo più potenza di calcolo con i computer nella progettazione e anche nella gestione delle reti e cose di questo tipo, diciamo che il mondo energetico si sta svegliando da quel torpore che ha avuto da quasi un secolo, si sta svegliando in parte perché culturalmente in realtà siamo ancora attaccati ad alcune metodologie tecniche del secolo scorso, però stanno arrivando delle novità sotto questo profilo. E questa questione della geotermia elettrica è una delle novità tecnologiche che appunto di questi ultimi anni. Bene, ce ne parla il presidente di CICA, Salvo Valentini. Prego. Questo, vabbè. 20 minuti. Sì, anche me. Niente, questi nuovi sistemi, nuove macchine sostanzialmente, che permettono la produzione di energia elettrica da fonte geotermica a partire da temperature inaspettate da qualche anno fa, si parla di circa 70 gradi, sono specialmente in questa zona e specialmente laddove i riscaldamenti ci sono o da dove andrebbero fatti, una risorsa importante. Una risorsa importante perché sono una garanzia a costo relativamente basso, comunque accettabile, di autonomia energetica. Mi spiego meglio. Normalmente per i riscaldamenti che operano nelle aree geotermiche spillano vapore, nel caso dei campi vapore, o acqua calda dai vapordotti dell'era. Ovviamente questo vapore viene pagato, tra virgolette a prezzo politico, ma comunque pagato, ma viene ceduto con la clausola di non produrre energia elettrica con questo vapore. Se si può, non lo so, perché chiedetelo a lei, perché non è risultato questo. Se si potesse invece produrre energia elettrica con questo vapore, attraverso queste piccole utilizzazioni, montandone un certo numero, si potrebbe non solo alimentare le pompe di ricircolo dell'acqua del riscaldamento e quindi averne una circolazione gratuita, ma ancora di più si potrebbe fornire energia elettrica all'intero comprensore a costi ovviamente bassissimi, cioè una famiglia pagando il teleriscaldamento pagherebbe tranquillamente anche la fornitura elettrica senza aumentare la bolletta. Questo sarebbe sostanziale perché come Giga siamo partiti da un assunto ammesso e anche concesso che ci siano dei sistemi di produzione di energie rinnovabili assolutamente non impattanti, le famose piattaforme ZIP, o comunque che si avvicinano all'impatto zero. L'impatto non va solo considerato in senso ecologico stretto, ma anche sociale e economico, e quindi alle popolazioni che ospitano questi impianti deve ricadere un vantaggio, che non è solo quello economico certamente, ma è anche quello economico. Cioè non si capisce perché il proprietario della risorsa, perché io credo che chi vive in un territorio sia proprietario della risorsa che ha sotto piedi, non debba trarne benefici. E questo sarebbe un modo per farlo. Salto la parte che professor Panderi ha già spiegato bene. Entriamo un attimo nell'uso dell'energia geotermica.
l'uso, anche se è importante, è bene dirsi subito che l'uso finalizzato alla trasformazione del calore in energia elettrica è quello che dovrebbe essere considerato come minoritario, né più né meno importante, ma l'uso dell'energia geotermica assolve più facilmente e con maggior resa, perché dal punto di vista termodinamico ogni trasformazione è in perdita, e sfido chiunque a trovare il contrario. Quindi l'uso diretto è un uso ancora più vantaggioso. E vediamo che tante cose l'uomo ha fatto utilizzando il calore della terra, non solo essiccare gli alimenti, cosa importante, non solo le terme, cosa bella e divertente, ma anche sistemi avanzati, per esempio, di protezione della circolazione stradale. In Islanda, ma non solo in Islanda, le strade hanno delle tubazioni, dei veri e propri scambiatori sotto, e quindi riescono a abbattere il ghiacciamento delle strade a costi del tutto sostenibili. Detto dagli amici dell'ISOR, che è l'Istituto di Ricerca Geotermica dell'Islanda, a costi minori dello spargimento di sale. Ho infilato queste due diapositive al volo, perché ho sentito prima ventilare che come GITA non avremmo detto chiaramente di essere contrari alla vecchia geotermia. Questa diapositiva è del 2010, anno in cui al Ministero per lo Sviluppo Economico ebbe uno scontro piuttosto fortino con dei dirigenti dell'ENEL, perché presentai proprio questi dati. Questi dati erano i dati misurati, ovviamente, al 2010, di quello che le centrali a flash di vapore amiatino rilasciano nell'atmosfera. Come si vede, finivo questa diapositiva dicendo con buona pace del clima, del microclima, del benessere di chi vive nelle aree geotermiche, ovviamente la salute è compresa nel benessere. L'ONU ha stilato una carta, che è la carta della salute, in cui non si fa più l'antico parallelo salute e sanità, ma il moderno parallelo salute, benessere e qualità della vita. Questa era l'altra diapositiva, e qui venimmo alla famosa discussione sulla CO2, perché giustamente i tecnici dell'ENEL sostenevano che questa CO2 sarebbe andata comunque in atmosfera attraverso le fratture presenti nel territorio, faglie e fratture, ma obiettai che lo avrebbe fatto in tempi molto più lunghi, perché l'aspirazione dei pozzi ovviamente provoca un aumento di velocità nella risalita della CO2, soprattutto non l'avrebbe fatto in modo puntiforme, e sappiamo bene, lo abbiamo visto in 200 anni di sviluppo industriale, che la concentrazione delle emissioni in un solo punto, i grandi impianti, sono quanto di più deleterio dal punto di vista ecologico che conosciamo. Quindi forse siamo stati, questo non lo si sa perché non abbiamo avuto abbastanza spazio sui media, ma la nostra posizione contro quella che è la geotermia, che io tra virgolette chiamo tradizionale, è nota almeno dal 2006, quando cominciamo, allora membro del Partito dei Verdi, cominciamo a venire in Andata per fare manifestazioni contro questa geotermia. Il nostro concetto di geotermia è molto semplice: si fa geotermia come si fa qualsiasi tipo di intervento sul territorio, ivi compreso l'idroelettrico, se e solo se questo è sostenibile. La sostenibilità non è un'invenzione astratta, la sostenibilità è una piccola porzione di un'area che comprende la sostenibilità sociale, cioè l'accettazione da parte di chi vive nei territori laddove si innesta un impianto, di quell'impianto, di quella tecnologia,
La sua sostenibilità economica è evidente, perché altrimenti se non c'è sostenibilità economica non la si fa, e la sua sostenibilità ambientale. Solo in questo caso si parla di sostenibilità e quindi ha senso realizzare un impianto. Cicli binari, li ha fatti vedere Enrico Pandelli molto bene. Ho sentito anche stamani, e l'ho sentito per una vita dire a mezza bocca o a tutta bocca dei tecnici dell'Enel, che la reimmissione nei pozzi, nel serbatoio di provenienza di fluidi e di gas incondensabili non sarebbe sempre possibile. Qualcuno dice mai. Bene, non solo è sempre possibile, ma è dal 1988 che Hornach ha presentato sei brevetti per un sistema di ricompressione dei gas incondensabili. Quindi questi sistemi di reiniezione dei gas incondensabili, andatevi a vedere, funzionano dal 90, quello più vicino purtroppo, che io sappia, è montato a Puna, quindi alle Filippine, perché lì c'è una situazione di tipo amiatino, perché per esempio l'Arderello ha meno problemi di gas incondensabili, non tutte le aree geotermiche hanno le stesse caratteristiche dei fluidi, anzi. Si fa vedere quello che si diceva prima, che però oggi, mentre fino a qualche anno fa lo sostenevo a spada tratta, anche grazie allo scambio di idee che ho avuto con un grande tecnico dell'Ansaldo, l'ingegner Torre, che mi ha fatto conoscere il senatore Bocco, per questo lo ringrazio, semplicemente installando un ciclo binario a valle di un ciclo flash, di un ciclo vapore, si riesce in qualche modo a migliorare molto, a riportare in sostenibilità o migliorarne molto la sostenibilità. Ma perché dico io che oggi è superato? Perché proprio nei giorni scorsi, in colloquio con un amico che è un dirigente di Hormat, posso fare anche il nome, Ariel Sacerdoti, mi diceva che hanno messo a punto un impianto binario a reiniezione totale, ripeto, anche degli incondensati, da ben 100 megawatt, quindi in grado, che funziona già, che ha costi di manutenzione e rendimenti del tutto paragonabili ai cicli flash attuali, e non credo di racconti mischerati, perché poi oggi con internet gli mischerati vengono a galla subito, e questa è una persona seria. Quindi figuriamoci se oggi non è possibile, ammesso che serva e che lo si voglia, oggi è qui, è possibilissimo sostituire quei cicli che per loro natura non possono reinventare tutto e buttano molto in atmosfera. Al di là della presenza o meno di inquinanti, voglio dire, già la CO2, già il vapore acqua, è bene che lo si dica, anche se il suo effetto serra è molto limitato, ma a livello locale ha un effetto serra importante, e quindi anche l'emissione dell'atmosfera di vapore acqueo prima o poi andrà messa sotto controllo. Questi cicli nuovi hanno potenze 5 volte, 4 volte, 3 volte superiori a quelli contati da Miata, e funzionano benissimo anche dal punto di vista. Le piccole utilizzazioni elettriche. Passo subito a spiegarvi perché, o a cercare di spiegare, perché è difficile anche per me, questi nuovi impianti che nascono da uno spin-off messo in piedi da un signore americano che si chiama Obama, riescono a lavorare a temperature così basse. Qual è il grosso problema dei cicli binari a lavorare sotto i 90 gradi? E qui è presente Franco, ingegnere dell'Università di Pisa, che semmai può darvi ancora più delucidazione di me. Il problema è che sotto i 90 gradi, 90-100 gradi, è difficile, anzi sotto i 100 gradi in realtà è difficile mantenere il fluido monofasico, cioè fatto di solo vapore
o fatto di sua acqua. Trattandosi di turbine, comunque a vapore, anche nei cicli binari normali occorre che il fluido sia perfettamente monofasico, il fluido geotermico. Poi perché? E il fluido di lavoro, scusate. Perché se mai arrivassero sulle parete della turbina delle goccioline di liquido, la turbina che gira a velocità importanti si subirebbe un disassamento, va fuori equilibrio e quindi ci sarà la rottura della turbina. Cosa hanno fatto? Hanno ripreso un vecchissimo brevetto italiano, perché noi siamo molto bravi a inventare, a brevettare, a mettere in un cassetto, un vecchissimo brevetto italiano con cui Lanzaldo fece al suo tempo il primo compressore a bile, che è stato fatto in Italia nel 1920 addirittura, però poi dove andava avanti quelli a pistoni ci si ritrova questi compressori che quando si accendono vanno via di testa, no? Hanno ripreso questo espansore a vite, cioè che altro che non è che la vite del compressore usata in modo rovescio, e l'hanno piazzata al posto della turbina. Questo ha consentito, poiché l'azione rotatoria è data da una doppia vite, che ha una massa importante, ha consentito il fatto che se arrivasse anche del fluido di lavoro, quindi di questo fluido bifasico o basso bollente, non si voglia chiamare, in doppia fase, cioè con delle gocce o con un po' d'acqua, a differenza della turbina, l'espansione della doppia vite lo legge come un lubrificante, dice: ah, guarda, bravi, vanno da l'olio, e continua a girare tranquillo. Altre innovazioni importanti sono il fluido, in questo caso viene usato il pentaclorotropano, appositamente prodotto dalla Honeywell, lo scambiatore a piastre, che è uno scambiatore particolare che alterna piastre d'acciaio e piastre di lega di rame, e poi la pompa elicoidale, che lavorando su cuscinetti magnetici abbassa molto l'attrito e quindi il consumo, facendo calare l'autoconsumo della macchina, perché la macchina un po' di energia che genera se la consuma per funzionare lei, no? E qui abbassa anche questo consumo. Qui vedete dei grafici che, partendo che trovate in ordinata, dalla temperatura del fluido o dato una certa temperatura dalla quantità d'acqua disponibile, si riesce a capire con i vari tipi di macchine. Ora io qui ne ho messe tre, ma in realtà credo che oggi ne facciano 6 o 7 diverse, la potenza che si può ottenere a partire da una data temperatura piuttosto che da una data portata, quanto fluido al secondo ho disponibile. La grandezza di questa centrali, questa credo sia la più piccola, se ricordo bene, quella montata credo a Oradea, o è quella montata a Sondrio, non riesco, ma forse questa è quella di Sondrio, è quella di un terzo di container, in totale diciamo un container, perché i due terzi del container, il container ha delle misure standard, sono quelli che vedete che si caricano sulle gambe e che viaggiano sul camion, perché due terzi del container sono occupati dai condensatori ovviamente aria. Si può ridurre questo spazio, certamente, se abbiamo, e lo vediamo in una diapositiva che segue. Nessuno ci chiede, ovviamente sopportando un costo che è il costo di maggior quantità di fluido basso bollente che va nella macchina, nessuno ci chiede di allungare il circuito di condensazione. La condensazione avviene semplicemente facendo perdere calore residuo al fluido, quel calore che non è più in grado di fare, di eseguire la trasformazione, e per eseguire la trasformazione il fluido va ancora raffreddato per fargli prendere più calore, no? Beh, se noi allunghiamo la strada, usiamo questo fluido, invece, qui è disegnato dopo, invece lo prendiamo prima di mandare al condensatore e usiamo per alimentare il riscaldamento con la potenza 5,
bellissimo lo stesso, e in questo modo si abbassa, si fa diminuire il volume occupato dai condensatori. E quindi la Green Machine o altre simili, che credo che oggi non sapevo, proprio altre, parlavo con un ingegnere di McAfee Group, mi dicevano che anche loro stavano lavorando a una macchina del genere, quindi immagino che oggi ce ne saranno altre, sono ottime quindi per creare la cogenerazione geotermica, cioè generare a partire da un fluido caldo geotermico, poi siamo cascando di vapore dell'industria, va bene lo stesso. Quindi da un fluido caldo generare energia elettrica e contemporaneamente mettere a disposizione un liquido caldo per riscaldare degli edifici. Per parlare del riscaldamento, io mi sono fermato un attimo all'Italia e mi sembra assurdo che la Toscana, dati credo 2006, no, dati 2013, che la Toscana abbia così pochi impianti di riscaldamento in base alla risorsa che ha. La Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna hanno sicuramente molta meno risorsa geotermica di noi, è normale, però hanno pochi impianti di riscaldamento. Forse davvero si è pensato troppo all'elettrico e poco al termico, arrivando all'assurdo in alcune zone di ritrasformare l'energia elettrica e l'energia termica per scaldare le case. Forse c'è stato qualche problema di programmazione. Altro punto sostanziale, Fabio Giovanni prima parlava dell'utilizzo delle acque termali per riscaldamento dello stesso ambiente termale. Spesso gli ambienti termali, uno di questi diversi, sono riscaldati a gasolio o a gas, e si vede che in uscita dalle terme vede uscire acque a 32-35 gradi, o addirittura vedi acque che arrivano, che in mandato hanno 40-50 gradi, raffreddare prima di mettere in vasca. Uno scambiatore, brevetto italiano, anche questo, fatto tra un'azienda milanese lombarda e Politecnico di Milano, è in grado di sottrarre calore addirittura dai reflui civili fognari. Prende sto calore e lo mette a disposizione per cosa? Per riscaldamento, per riscaldamento di aria. Altro passo avanti che porterà certamente, senza più discussioni, in piena sostenibilità i cicli binari, in particolar modo quelli più piccoli, che è chiaro che questo è pensato per le piccole utilizzazioni geotermiche, cioè quelle che si possono fare in teoria anche in area oggetto di concessione, basta che il polso non sia superiore a 400 metri. Sono gli scambiatori in polso, i famosi borehole exchange. Stiamo sperimentando con un'azienda leader nell'innovazione la costruzione di questo scambiatore, lo proveremo qui in Amiata. I dati di simulazione che oggi doveva esserci, oggi o domani, David Benedetti, l'ingegnere Benedetti, penso presenterà lui, anche perché in due minuti non ce la farei, danno buone chance. Vediamo, cerchiamo di andare avanti. Certamente se non tiriamo più fuori il fluido da sottoterra e non lo reimmettiamo, è evidente che non solo c'è un vantaggio di tipo di sostenibilità, ma c'è anche un minor costo energetico, e questo sulle piccole macchine è sicuramente importante. Tralascio tutta la parte delle pompe di calore geotermiche, non perché l'hanno fatto gli altri meglio di me. Sentivo dire
parlare prima, forse non ho capito bene, l'importanza della valutazione dei mix di rinnovabili da accoppiare con il geotermico. Sicuramente la coppiata vincente è quella delle pompe geotermiche con il fotovoltaico a cumulo. Perché? Perché mi consente di utilizzare l'energia elettrica prodotta quando c'è illuminazione anche la notte, o comunque anche nei periodi dove l'illuminazione è bassa, grazie allo stoccaggio in batterie. E qui abbiamo produzione a costo zero. Grazie. Adesso nuovi sistemi di estrazione e reiniezione nello stesso sito, nonché integrazione paesaggistica. Questa è un'esperienza interessante e che ci illustra Serena Bianchi di Graziana Green Power rispetto a un impianto che dovrebbe essere in divenire, giusto? In autorizzazione. Buonasera a tutti, mi presento, io sono Serena Bianchi e svolgo il ruolo di project manager per la società Graziana Green Power. La presentazione di oggi ha l'obiettivo di presentarvi i risultati ottenuti in questo settore per il quale stiamo lavorando da tempo con impegno. Spendo poche parole per dirvi chi è Graziana Green Power. È una società che opera dal 2010 nelle energie rinnovabili. È divenuta in pochi anni il primo produttore privato da fotovoltaico con circa 60 MW di potenza installata. Opera inoltre nel settore eolico e delle bioenergie ed è anche ESCO, cioè rappresenta quel partner qualificato al quale rivolgersi per attuare riqualificazione e gestione energetica di edifici o processi produttivi. Graziana Green Power è divenuta operativa nel settore geotermico attraverso l'acquisizione di due società, che sono Toscogeo e Magma Energy Italia, che oltre ad essere titolari di permessi di ricerca hanno quel know-how necessario per operare in maniera corretta in questo settore. Motiviamo l'interesse verso questa specifica fonte energetica andando a vedere le percentuali di copertura del fabbisogno energetico nazionale dalle varie fonti energetiche ed è possibile vedere come all'anno 2014 il geotermico ricoprisse soltanto l'1,9% del fabbisogno energetico, con soli 769 MW di potenza installata. Fonti scientifiche invece attestano che il potenziale energetico messo a disposizione dal geotermico sia molto più alto, permettendo di arrivare ad installare fino a circa 3.000 MW di potenza installata. L'interesse verso questa fonte energetica non deriva soltanto dalla sua disponibilità, ma dal fatto che è caratterizzata da numerose caratteristiche positive, alcune delle quali le possiamo riassumere nel fatto che sia una fonte rinnovabile e programmabile, cioè a differenza dell'eolico e del fotovoltaico non soffre della non programmabilità ed è quindi in grado di dare un contributo di stabilità alla rete. Lo sviluppo di questa risorsa energetica potrebbe portare allo sviluppo di una filiera tecnologica completamente nazionale e quindi dare impulso a creazioni di opportunità imprenditoriali oltre che occupazionali nel settore del turismo e delle attività agroalimentari. A giustificazione e a conferma dell'interesse verso questa risorsa energetica possiamo vedere come nel 2012 la legge numero 134 ha introdotto questa fonte energetica tra le fonti energetiche strategiche. La geotermia è stata liberalizzata nel 2010 con il decreto legislativo numero 22 e da quella data numerosi sono i permessi di ricerca che sono stati richiesti e concessi per un totale di 44 permessi di ricerca, di cui 31 solo in Toscana. Graziana Green Power attraverso le due società, Magma e Toscogeo, possiede 7 permessi di ricerca e quindi diciamo, si può considerare come il secondo operatore per estensione e numeri di permessi di ricerca. È fondamentale fare la distinzione dei permessi di ricerca tra permessi di ricerca ordinari e pilota. I permessi pilota sono diciamo, per definizione considerati come quei permessi in cui verranno realizzati impianti a totale reiniezione con emissioni nulle e con una potenza installata tale da immettere in rete un quantitativo di energia non superiore a 40 GWh. In merito a questa tipologia di impianti abbiamo
richiesto e ottenuto un permesso di ricerca pilota che si chiama Castelnuovo, che sarà oggetto di quello che vi rappresenterò oggi. Che tutte queste caratteristiche positive fino ad ora che vi ho descritto vengono spesso oscurate dalla concezione oramai additata alla geotermia di essere una tecnologia fortemente ad impatto, a fortissimo impatto ambientale. La tecnologia attuale che ho voluto identificare come geotermia 1.0 è una geotermia ad elevato impatto ambientale dovuto ai grossi ingombri, alle lunghe condutture che caratterizzano questi impianti e caratterizzate da emissioni in atmosfera. Dalla mortalità dei cittadini. E, questi impianti. Questi impianti hanno inoltre la caratteristica di non reiniettare la totalità del fluido geotermico che viene estratto, provocando da una parte emissioni in atmosfera e dall'altra un depauperamento del serbatoio a causa della non completa reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza. L'evoluzione obbligata di questa geotermia, di questa vecchia geotermia non più sostenibile, è quella che noi chiamiamo geotermia 2.0, che è un'unione di scelte tecnologiche atte a superare le carenze della vecchia geotermia. Le principali caratteristiche di geotermia 2.0 sono quello di applicare un ciclo binario chiuso, in cui vi è la totale reiniezione dei fluidi geotermici che vengono prelevati dal sottosuolo. I fluidi geotermici vengono prelevati da una postazione di perforazione e dalla stessa postazione di perforazione viene anche realizzato la postazione di reiniezione in prossimità dell'impianto. Questo evita le lunghe condutture che fortemente hanno un forte impatto ambientale nel territorio attuale. Oltre la vicinanza delle postazioni e l'assenza delle tubazioni, sofisticati sistemi di modellazione e di progettazione permettono di reiniettare anche la parte di fluido geotermico non condensabile e quindi fare in modo che tutto quello che viene estratto viene reiniettato e quindi garantendo anche la stabilità del serbatoio e evitando effetti di fenomeni di subsidenza. La sostenibilità e l'integrazione ambientale viene garantita anche sulla matrice acqua, nel senso che la condensazione del fluido di lavoro non viene più attuata tramite condensatori ad acqua, ma impiegando condensatori ad aria, che pur non rappresentando la soluzione tecnologica più efficiente, è sicuramente quella ambientalmente più sostenibile. E infine la mitigazione ambientale viene attuata anche a livello puramente architettonico attraverso studi di integrazione paesaggistica. Tutte queste caratteristiche che vi ho appena descritto sono stati gli input sulla base del quale abbiamo progettato l'impianto che è in fase di autorizzazione sul permesso pilota Castelnuovo. Castelnuovo è un permesso pilota perché, oltre a rispettare le caratteristiche tecnologiche appena descritte, si dispone di dati geotermici sufficienti tali da valutare e garantire che l'impianto che sorgerà riuscirà ad avere quella soglia di potenza di energia elettrica immessa in rete imposta o comunque descritta a livello normativo. I dati geotermici sono disponibili grazie alla vicinanza del nostro permesso di ricerca alle concessioni di Larderello, di Travale e di Enel, quindi grazie ai numerosi dati disponibili sulla risorsa geotermica. Quindi i parametri noti della risorsa geotermica hanno permesso di ricostruire il modello del serbatoio al di sotto del sito dove dovrà sorgere l'impianto. Questi dati sono stati inseriti all'interno di un modello, ci siamo avvalsi oltre il nostro team di professionisti di importanti partner nel sviluppo del progetto e per quanto riguarda la parte di modellazione del serbatoio il nostro partner è stato Geotermes del gruppo Schlumberger che ha aiutato appunto il team ad eseguire la modellazione di serbatoio oltre che l'ingegneria di pozzo. Inserendo quindi i dati dentro il modello è stata fatta un'ottimizzazione dell'ubicazione dei pozzi,
perché il modello ha permesso di valutare la distribuzione delle temperature e delle pressioni e quindi vedere qual era la posizione più utile e quindi il gradiente più promettente, ed di valutare la deviazione del pozzo che sorgerà dalla stessa piazzola al fine di non darti noia con il pozzo verticale e quindi al fine di garantire la completa sostenibilità della risorsa. A livello di impianto di perforazione, questi pozzi verranno realizzati da una stessa piazzola di perforazione. L'impianto che verrà impiegato è l'impianto HH300, che è un impianto che è stato scelto sempre nel rispetto del minimo impatto ambientale, non solo nella fase di esercizio dell'impianto, ma anche nella fase di realizzazione dello stesso. L'altezza massima, infatti, si può vedere a paragone con gli impianti tradizionali, è molto più contenuta. L'altezza della struttura è semplicemente solo 7 metri e ne raggiunge 30 metri in fase di funzionamento quando c'è la torre telescopica della sommità dell'impianto. Questo è un video che però vi faccio vedere scendo. Questo è un video che vi rappresenta la costruzione dell'impianto di perforazione. L'obiettivo che volevo far vedere è questo skid sulla quale viene montato l'impianto che permette, una volta realizzato un pozzo di perforazione, di slittarlo di pochi metri ed andare a realizzare il secondo pozzo di perforazione evitando lo smantellamento dell'impianto, quindi evitando numerosi trasporti ottimizzando quindi i tempi di realizzazione dello stesso e limitando i disagi per la realizzazione della perforazione dei pozzi. Lo spostamento da una postazione all'altra avviene nell'arco di 24 ore. Per quanto riguarda l'impianto vero e proprio di superficie, la progettazione è stata effettuata in collaborazione con un importantissimo partner industriale che è General Electric Nuovo Pignone. La progettazione è stata fatta seguendo gli input che vi ho descritto prima nel rappresentarvi geotermia 2.0. E il criterio ispiratore è stato quello di garantire, anche a scapito di non impiegare i cicli più produttivi e più efficienti e anche a fronte di maggior costi di produzione, quello di garantire la sostenibilità ambientale al 100%. Quindi, una volta imposto questo vincolo restrittivo, siamo poi passati ad operare all'ottimizzazione del ciclo. E l'impianto scelto è appunto un impianto binario a fluido ORC. L'impianto a fluido ORC ha la grossissima peculiarità di essere un impianto flessibile, nel senso che è possibile scegliere il fluido che meglio si adatta alla curva di rilascio del calore del fluido geotermico. Quindi una volta valutate le caratteristiche chimico-fisiche del fluido geotermico dalle modellazioni di serbatoio, è stato scelto il fluido che meglio si adattava a queste condizioni. Anche la scelta del fluido è stata fatta nel rispetto ambientale di prendere fluidi atossici e non infiammabili, e quindi la scelta è ricaduta nel fluido R245FA. Che dirvi? Spendo alcune parole per cercare di dirvi quanto è l'occupazione effettiva del suolo di questi impianti, poiché ho avuto modo di leggere un po' di disinformazione sull'argomento e quindi vorrei fare un po' di chiarimento. L'occupazione del suolo va distinta nelle fasi in cui l'impianto viene realizzato e nelle fasi in cui poi l'impianto risulta essere in esercizio, perché durante la fase di realizzazione vi sono delle opere temporanee che poi verranno smantellate e il suolo verrà ripristinato. Questa carta vi rappresenta le varie aree che verranno realizzate per l'impianto. C'è l'area centrale con la cabina Enel, poi c'è una postazione di perforazione, l'area di stoccaggio temporanea e delle vasche di accumulo d'acqua. L'occupazione del suolo è di circa 2,6 ettari, esclusa la viabilità.
In fase poi, una volta realizzato l'impianto, l'area temporanea di stoccaggio viene ripristinata, portando l'occupazione del suolo a circa 1,75 ettari. Questo mantenendo e inoltre eliminando parti della piazzola di perforazione non necessaria alla funzionalità tecnica dell'impianto. In realtà è possibile considerare le vasche di accumulo non sono necessarie anch'esse alla funzionalità dell'impianto. Nel progetto allo stato attuale è stato deciso di mantenerle in essere, ma perché sono state realizzate con una forma tale da ricordare quella di laghi naturali e quindi al fine di dargli poi delle funzionalità terze, non strettamente correlate al funzionamento dell'impianto, ma da destinare ad attività che potessero in qualche modo dare impulso a attività turistiche o agroalimentari. Quindi in realtà allo stato attuale sono mantenute all'interno del progetto, ma le stesse potrebbero essere ripristinate portando all'occupazione quindi del suolo in fase esercizio per a soli 1,2 ettari. E quindi mi sembra simpatico fare un paragone in termini di occupazione di suolo tra le varie fonti energetiche rinnovabili a parità di potenza. Quindi prendiamo tre impianti di stessa potenza da 5 MW di fotovoltaico, eolico e geotermico, ed è possibile, lo schema vi fa vedere l'occupazione in pianta necessaria per produrre un gigawattora. Quindi l'occupazione si vede come l'occupazione di un impianto fotovoltaico sia ben superiore a quella dell'eolico e che a sua volta è superiore a quella del geotermico. Quindi l'occupazione in pianta di un impianto geotermico per fornirci energia è ben contenuto. Questo è un altro video che vi faccio vedere uscendo dalla presentazione. Questo vi fa vedere quello che vi ho appena detto fino adesso, cioè il rappresentativo della ciclo chiuso a totale reiezione. Sono due pozzi di produzione che arrivano ad una stessa piazzola e da qui riparte il pozzo di reiezione. Questo è l'impianto vero e proprio in modellazione 3D. Questo che vedete con la linea rossa è il fluido geotermico caldo che entra all'interno di uno scambiatore di calore. E qui c'è del calore al quel fluido che vedete in colore verde, che è il fluido RC dentro un ciclo chiuso. Il fluido poi geotermico caldo si è raffreddato ed è divenuto acqua e gas incondensabile, vengono reiniettati nella stessa postazione di perforazione. La scelta del sito di dove ubicare l'impianto Castelnuovo è stato fatto nel rispetto del preservare i caratteri territoriali del luogo e nel rispetto del regime vincolistico. Il terzo principio cardine è stato quello di limitare al massimo la visuale dal comune più vicino, che è il paese di Monte Castelli. Quindi la scelta è stata univoca. Questa è una foto di visuale del sito dal comune di Monte Castelli. E questo è quello che si dovrebbe vedere una volta realizzato l'impianto. Quindi in realtà dal comune si vede esclusivamente, dalla foto non è neanche percettibile, la vasca di accumulo che poi verrà realizzata, come già detto, con delle forme tondeggianti, quindi ricorderà in realtà un lago. Queste sono foto realizzate proprio nel sito dove verrà realizzato l'impianto, quindi è lo stato attuale del luogo, e questo è quello che è stato ipotizzato di realizzare. Quindi l'impianto è stato studiato al fine di mitigarlo nell'ambiente circostante e quindi è stato integrato all'interno di una copertura curva al fine di raccordarsi con il terreno circostante e da un tetto verde, quindi la visuale anche vista dall'alto è completamente integrata nell'ambiente. La copertura ha la duplice funzionalità anche di schermare molto le emissioni acustiche, quindi di contenerle entro i limiti normativi. E questa è la visuale dell'altra foto, quindi si vede come proprio tenda a seguire l'andamento del terreno.
Sempre in merito a questo vi faccio vedere l'ultimo video, che è una visuale d'insieme visto dall'alto. Questo è lo stesso impianto con visuale dall'alto e la mitigazione, oltre che con la copertura vera e propria, verrà realizzata attraverso la realizzazione della viabilità con colori che ricorderanno quello delle terre naturali, attraverso la piantumazione di specie intorno alle postazioni, alla parte prettamente impiantistica, e proprio, come già detto, alla realizzazione di queste vasche d'accumulo secondo forme naturali. L'unica parte che vedete scoperta è perché per la funzionalità tecnica dell'impianto non è stato possibile coprirla, ma è comunque stata, diciamo, mitigata da tutto quello che gli sta intorno. Dunque, concludo dicendo che Geotermia 2.0 è una, diciamo, caratterizzata da tutti gli aspetti che possiamo annoverare tra caratteristiche positive. È una risorsa, la risorsa geotermica è una risorsa rinnovabile, è sostenibile, è programmabile, è fortemente presente nel territorio nazionale e oltre a fornire energia elettrica può dare calore e quindi dare impulso ad attività secondarie. E quindi diciamo, ci facciamo come società promotori di questa nuova tecnologia in maniera tale da poter dare una maggior consapevolezza a queste nuove tecnologie, sperando di dar vita a un ciclo positivo nell'impiego di questa risorsa che consideriamo strategica. Ho concluso.